Email newsletter, qual è il mio consiglio? Per coltivare delle buone relazioni con i tuoi fan è indispensabile farti vedere, farti sentire, ascoltare quello che dicono e mantenere attiva la conversazione, così come si fa nella vita normale quando si vogliono mantenere delle buone relazioni con le persone. E ogni tanto le si va a trovare, gli si manda un omaggio, un messaggio, un regalino, gli si invita al bar a bere un caffè, si manda un saluto sui social. Stessa cosa nel mondo digitale. E le email newsletter sono un veicolo ideale per mantenere queste relazioni, perché arrivano nella tua casella di posta proprio come quando ti scrive un amico, una persona che conosci, non soltanto chi ti dà un lavoro o ti fa una proposta per un progetto. Quindi curare la propria lista di abbonati, farla crescere nel tempo e dialogare con loro in maniera chiara, sincera e diretta è importante. I miei consigli da questo punto di vista sono sempre rimasti gli stessi, e cioè di scrivere in maniera semplice, diretta, di non utilizzare nel titolo parole speciali, titoli tutti capitalizzati, lettere maiuscole a più non posso, punti esclamativi come se piovesse, ma di scrivere esattamente così come se tu stessi scrivendo ad un'amica, ad un amico con il quale vuoi condividere qualcosa di interessante. Questa è veramente la sintesi, che poi si traduce anche nell'usare l'io o il tu quando scrivi, nel non utilizzare impaginazioni e formattazioni particolarmente sofisticate, a meno che vuoi trasmettere l'idea di un brand, di una grande organizzazione, di una rivista, una pubblicazione. Ma se intendi creare relazioni, bisogna che ci metti il nome e cognome, io e il tu, la faccia, e un dialogo diretto, semplice e personale, dove l'altra persona si senta realmente in conversazione insieme a te. Da questo punto di vista, il mio consiglio è di mantenere una riga di lettura corta, perché aiuta il lettore a leggere più facilmente quello che scrivi. Quindi, poiché oggi le email si adattano con il tuo browser alla grandezza dello schermo, se uno ha un monitor grandissimo e tu scrivi le tue email che vanno da un capo all'altro dello schermo, diventa un po' più complicato, più difficile, più pesante, più noioso leggere quello che è scritto nell'email. Se vuoi facilitare, rendere più immediata la lettura, tieni le tue righe di testo brevi, corte. Quanto corte? Diciamo 5, 6, 7, 8 parole per riga, non di più. E questo poi non vale solo nelle newsletter, ma vale anche sul web, dove tanto è più lunga la riga di lettura, tanto è più difficile per l'occhio tornare a capo e trovare la riga successiva. Tanto più corta è la riga di lettura e tanto più facile e scorrevole la lettura può essere. Quindi riga corta, caratteri normali, stile di scrittura diretto io e tu, semplice, chiaro, dove possibile con un po' di emozioni. Ciò che mi domando invece io, perché mi capita sotto agli occhi frequentemente, è l'utilizzo di questa formula, trucco, non so neanch'io, vorrei essere illuminato. Un saluto iniziale, tipicamente il mio nome, ciao Robin, virgola, una riga vuota e poi il resto del testo. A che cosa diamine serve? Mi continuano ad arrivare email, tra l'altro da, tra virgolette, esperti di marketing che utilizzano questo approccio. Ma quando io chiedo a loro, senti, ma perché fai così? Qual è il motivo? Ah, sai, me l'ha detto tizio Caio Sempronio, però mi sono dimenticato perché. Beh, guarda, ti posso dire io una cosa, per certo, per sicura, senza che vai a chiedere a nessuno. Quando tu mi saluti, Robin, virgola, e poi fai una riga vuota e inizi con una lettera maiuscola dopo il prossimo paragrafo, non è niente che mi possa ricordare come scrive un amico a me. Perché un amico quando mi scrive fa virgola, se proprio la vuole fare, va a capo e continua a scrivere. Non lascia una riga vuota e non mette una maiuscola dopo. Quindi l'impressione che ricevo ogni volta che vedo questa situazione, perché non è uno, ma sono 10, 100, 1000 che lo fanno, e sono veramente curioso di capire qual è il motivo all'origine, perché probabilmente ho qualcosa io da imparare, è che il messaggio che a me arriva è: questa email è artificiosa, è fatta da un software che mette il tuo nome all'inizio e il resto l'ho scritto, ma è uguale per tutti quanti. Mi dirai, ma
sarebbe così anche senza la virgola riga vuota. Ok, d'accordo, ma non c'è bisogno per questo che quando io mando l'email gli dico: ehi, è tutto finto! Solo questa riga qui è personalizzata e il resto è uguale per tutti. Che bisogno ho di strillare questa cosa? A me sono capitate decine di occasioni nelle quali qualcuno che ha ricevuto la mia newsletter mi ha detto: Robby, ma come facevi a sapere questa cosa? Ma come ti è venuto di dirmi quella cosa ieri in quell'email che mi hai mandato? E io ho detto: ma guarda che io non l'ho mandata a te, l'ho mandata a 10.000 altre persone e solo il tuo nome era diverso. Cavolo Robby, mi sembrava proprio che me l'avessi scritta a me personalmente. Quindi non è il fatto che è automatizzata che la rende agli occhi del pubblico automatizzata, è come la scrivi, come la impagini e come la presenti. Quindi siccome evidentemente io sono rimasto un po' indietro, ma che diamine serve sta virgola riga vuota e poi comincio con una lettera maiuscola la prossima frase dentro la newsletter? Mi aiuti a capirlo anche a me? Thank you.